Prevenzione e sostegno alle fasce deboli sono i due punti fermi delle attenzioni che intende rivolgere il Rotary Club Pescara Ovest Gabriele D'Annunzio al territorio ai tempi del Covid. Già dal mese di ottobre sono partiti progetti importanti. Notizia di oggi la donazione al distretto sanitario di Pescara Nord di un dispositivo igienizzante sanificante con controllo della temperatura e dell'accesso dei visitatori. Sentiamo la presidente del club Luciana Vecchi. Questo service che è senz'altro importante per i tempi che viviamo, perché la gente ha timore di recarsi nelle strutture sanitarie per paura del contagio, perché tutti i media riportano ovviamente di questi rischi. E allora è un incoraggiamento a far capire che si può accedere nelle strutture sanitarie in sicurezza, igienizzati in toto e soprattutto non trascurare tutte le analisi, i controlli che invece sono molto importanti per la prevenzione. Presente al taglio del nastro anche l'assessore regionale Nicoletta Verì. Le forze del territorio, assessore, che aiutano il territorio. Sì, le forze del territorio che io conosco, e quindi va a loro un plauso e tutta la mia stima e la gratitudine per questa iniziativa importante di solidarietà. Una solidarietà a contatto, a vicino della sanità di prossimità, e quindi viene donato a un distretto che è proprio diciamo l'elemento fondamentale di raccolta dei problemi del territorio e quindi di dare risposte a tutta la cittadinanza attraverso la medicina territoriale.